buio medioevo, è un pregiudizio connaturato al nascere della, della dimensione del Medioevo. Medioevo, che in latino si dice evidentemente medium evum, oppure se volete essere un pochino più chic, come lo erano gli umanisti del 3-400, media tempestas, che non vuol dire una mezza burrasca, ma vuol dire il tempo che sta di mezzo, il Medioevo sta evidentemente, è un'età di mezzo. Di mezzo fra che cosa? Un grande, forse in senso assoluto uno dei più grandi maestri del nostro cinema, noi ne avremo uno domani, mi pare domani, Pupi Avati, è anche un caro amico, ma uno, Pupi non me ne vorrà, ancora più grande di lui, che è Ingmar Bergman. Merman ha scelto il Medioevo e lo ha scelto in questo film che poi è diventato un cult, è diventato una pietra miliare dell'arte cinematografica, il Settimo Sigillo, ha scelto proprio il Medioevo. Ma Bergman è un uomo complesso, è un cultore molto attento della filosofia contemporanea, i suoi interessi, si può dire le sue competenze e le sue simpatie vanno evidentemente all'esistenzialismo heideggeriano, è un heideggeriano, è il figlio di un pastore, quindi anche di un predicatore, oltre che di un uomo di rapporti e di confronti, luterano, quindi un uomo di una radicata eticità, e questo suo film sul Medioevo è un film didattico, direi quasi oratorio, predicatorio. Lui ci ricorda che noi abbiamo tutti un Medioevo, abbiamo anche il nostro Medioevo personale, privato, perché veniamo da qualche cosa che non ci è chiaro che cosa sia e andiamo verso qualche altra cosa che non ci è chiaro che cosa sia. La vita è un Medioevo. La mia nonna, che era una contadina fiorentina, diceva una cosa di cui lei non aveva esperienza della profondità di quello che lei diceva. Lo diceva così, ripetendo, diceva. Era un proverbio, e come tutti i proverbi, o molti proverbi, era in rima. Molto semplice, forza e coraggio, la vita gli è un passaggio. Io lo sentivo e dicevo, vabbè. Non sapevo che la nonna non sapeva, ma ripeteva una formula teologico-giuridica, perché nei termini del diritto canonico, assicurato dalle encicliche dei papi fra XI e XV secolo, il termine passagium, o più propriamente si dovrebbe dire passagium ultramarinum, è un termine tecnico per indicare questo particolare pellegrinaggio che si può, non si deve, ma si può fare anche armati quando ve ne siano le condizioni che richiedono prudenza e sicurezza, che noi chiamiamo volgarmente crociata, e sulla quale si sono scritte un sacco di fesserie. Passagium vuol dire cambiamento. Tutta la nostra vita è un cambiamento, pericoloso. Ma attenzione, perché all'idea di passaggio noi, riparandosi dietro a una certa sorta di scientismo anch'esso molto datato, anch'esso old fashion o de passé, come direbbero i francesi, uno scientismo che ora non va più di moda, ma è rimasto legato nei meandri un po' della cultura diffusa, e noi diciamo la storia ha un'evoluzione naturale, così come ha un senso, va verso qualcosa. Poi ci inceppiamo quando ci dicono ma verso che? Verso la definizione delle nazioni? O la supremazia delle razze? La società senza classi? O al contrario, la società di classi? Verso che cosa? Il progresso. Che cos'è il progresso? Ci sono tante forme di progresso. Vi ricordate l'inizio di un altro bel film di Bergman, Il posto delle fragole, Il sogno del professore?
un mondo pieno di orologi che però non hanno lancette. Ecco, questa è la storia, alle quali noi mettiamo delle lancette prosticce. Diciamo, la storia va avanti, la storia va indietro, la storia non è un orologio. È stato un progresso l'energia nucleare? Senza alcun dubbio. Ci ha aperto degli orizzonti, soprattutto nel campo della cinematica, per un verso, della fisiologia, dello sviluppo appunto delle energie che ci danno velocità, eccetera, degli orizzonti prima impensabili. Ma è stato un progresso uccidere qualche centinaio di migliaia di persone in un momento solo? Forse non era meglio, non era più umano, se proprio ci si doveva ammazzare, ammazzarci alla vecchia maniera artigianale, uno per uno, che così si aveva anche il tempo di sviluppare il pentimento, l'amicizia, come si vede nella poesia epica, dall'Iliade in poi. Ogni progresso ha una sua controfaccia. Medioevo. Gli umanisti del 300, come i loro amici, ben meno amici di quanto credessero, ma loro erano convinti di esserlo, i filosofi del 700, gli illuministi, avevano una visione della storia, beati loro, estremamente ottimista. Pensavano, nella storia ci sono stati grandi momenti, momenti esemplari. Pensiamo all'antichità, tanto esemplare che, come si diceva nel Medioevo, quando questa idea di esemplarità ancora non c'era, c'è stato un momento così favorevole al genere umano e al cosmo, per il girare delle sfere, per il determinarsi delle forze universali, che in pochi anni sono nati il più grande imperatore della storia romana e il figlio di Dio. Più esemplare di così, ma il culmine è un posto scomodo, perché per salire al culmine si fa una fatica dell'Occidente e dopo dal culmine si può scivolare, e infatti è quello che è successo, dicevano gli umanisti del 400. Guardate cosa è successo: dal culmine siamo scesi in una bassura di barbarie, di inciviltà, di violenza, di malattie, di epidemie, di carestie. Poi siamo pian piano risaliti, proseguivano i suddetti umanisti, fino ad arrivare alla nostra epoca, che è di nuovo la migliore. Tanto è vero che noi ci permettiamo di sfidare gli antichi. Le parole di Michelangelo: gli antichi hanno fatto cose perfette. Michelangelo, come sapete, era un buon cristiano, molto cosciente della sua fede. I moderni devono fare di più, perché il modello dell'antichità è insuperabile, ma fra l'antichità e noi c'è Cristo sulla croce. Se noi prendiamo il Cristo sulla croce a modello, nel momento in cui riproduciamo l'antichità, noi facciamo una cosa bellissima e rinasciamo, appunto. Rinascita o rinascimento. Quindi culmine, altro culmine, nel mezzo la bassezza, la volgarità, la menzogna, l'ignoranza, la violenza. Questo è il Medioevo che ancora oggi riemerge un po' nei giornali, perché gli operatori di mass media non hanno tanta voglia di studiare, ma hanno molta voglia di convincere gli altri di cose delle quali sono loro per primi a non essere troppo convinti, perché non l'hanno ben capite. Roba dal Medioevo, il ritorno nel Medioevo, il salto all'indietro nel Medioevo. Siamo nel buio del Medioevo, oppure, come cantavano il girotondo dei bambini dell'asilo una volta, quando Cristoforo Colombo arriva nel Nuovo Mondo, e i bambini lo sanno, si mettono in circolo a cantare in coro: che sollievo, siamo fuori dal Medioevo. E invece nel Medioevo c'erano anche loro, perché il Medioevo è qualcosa che ci insegue fatalmente. Uno dei miei più cari maestri, per sua sfortuna, perché io non gli ho fatto un grande onore, che è Jacques Le Goff, è il coniatore di un'espressione molto fortunata fra noi medievisti, che è il lungo Medioevo, perché dice: sì, Medioevo è finito,
sul piano, per esempio, della grande tecnologia, con le scoperte e le invenzioni del Cinquecento, sul piano della politica, con la riscoperta dell'uomo liberamente individuo, Machiavelli, eccetera, eccetera, sul piano delle scienze, quindi Galileo e poi Newton, eccetera. Ma il Medioevo non è finito per altri versi, sul piano dei sentimenti, sul piano dei costumi di lunga durata, sul piano delle tradizioni che poi si continuano a osservare o alle quali periodicamente si torna, altrimenti che bisogno ci sarebbe per noi, anche per quelli fra noi che sono giovani, di andare un po' in giro anche fuori del periodo di carnevale, più o meno travestiti da gente, da uomini e da donne, di un Medioevo che non è magari sempre filologicamente corretto, anche perché è una parola essere filologicamente corretto. Il Medioevo, quello scolastico, comincia nel V secolo, finisce nel XV, Attila era un uomo del Medioevo, più o meno Lorenzo il Magnifico anche, e nel mezzo, francamente, cioè di tutto il contrario di tutto. Però quello che conta nel Medioevo è l'idea della continua espansione dell'essere umano, che non è soltanto, e questo è importante perché altrimenti non si capisce la città, che non è soltanto individuo, come mi sembra che un po' riduttivamente certe teorie politiche moderne insegnino a vedere l'essere umano. Aveva ragione Aristotele, l'essere umano è zoon politikon. Se non è politikon, politikon è neutro, se non è zoon politikon, animale, sociale, è un individuo, certo, come i cani, i gatti, gli animali, cioè, sono molto simpatici, sono cari amici, ma non sono persone. Perché non sviluppano volontariamente, anche se lo sviluppano de facto e con istinto, un senso di socialità, un senso di comunitarietà. Senza questo non c'è città, perché città viene da un termine, civis, che vuol dire fondamentalmente lo stare insieme e l'avere la coscienza dello stare insieme, non solo come un fatto di tolleranza, come qualche volta si sta nei condomini, chiunque di noi strangolerebbe volentieri il condominio dell'appartamento di sopra e di sotto, ma non lo può fare, lo deve sopportare, no. Qui si tratta anche di proiettare il proprio amore di sé sugli altri, e questa è socialità, e questo si sviluppa soprattutto quando si crea una situazione in cui gli uomini sono, e le donne, come oggi si continua a precisare, si riuniscono insieme in uno spazio abbastanza ristretto. Questo spazio ristretto crea una serie di problemi, perché lo spazio è ampio, i problemi sono relativamente pochi. Più si diventa un numero importante, più i problemi aumentano, a cominciare dall'acqua, dal suolo, dalla luce, dall'energia, i pregi, ma anche i difetti e i pericoli dell'energia. Se il vicino col suo caminetto, il caminetto va di moda, finisce col dar fuoco alla casa, e a un certo punto la cosa riguarda anche noi, si ha voglia di essere individualisti, cioè tutto bisogna fare qualcosa, magari strangolare il vicino, comunque fare qualcosa, è già un atto sociale anche quello, naturalmente nei casi estremi. La socialità che si sviluppa nello stare insieme. Questo è un fatto che noi vediamo in tutte le città, perché io non credo che ci sia, per quel po' che so io di pochissimo di storia antica o di preistoria o di antropologia storica, non credo che vi sia una società che non ha in qualche modo ideato o antiveduto l'idea di città. Anche nel piccolo villaggio, dove a un certo punto si capisce che non si può creare il proprio domicilio, per rozzo che sia, la capanna, la tenda, l'abituro di frasche, non lo si può creare
secondo la nostra libera volontà, perché poi bisogna che ci siano gli altri intorno e abbiano lo stesso tipo di libertà, devono anche loro passare negli interstizi e bisogna mettersi d'accordo, bisogna creare dei confini, anche se i confini sono una cosa pericolosissima e dannosissima quando sono mal usati, e ne sappiamo qualcosa anche da vicende recenti, ma sono necessari per poter convivere, dice Tommaso d'Aquino. Attenzione quando fate un orto agli alberi, perché gli alberi crescono secondo natura. Voi non siete soltanto secondo natura, voi siete anche ragione e ubbidienza della legge, di quella divina e di quelle umane. Se fate un albero dovete sapere che l'albero poi fa i frutti, e se voi l'albero lo fate crescere troppo e avete un orto piccolo, l'albero poi protende i suoi rami carichi di frutti anche fuori. E allora tenete presente che finché i frutti stanno dentro i confini della vostra, la prosecuzione dei confini del vostro orticello appartengono a voi, ma se l'albero i suoi frutti li protende sulla strada, questo vuol dire che Dio ha voluto nella sua provvidenza che questi frutti servissero ai viandanti, e quindi voi non avete diritto di dire l'albero è mio e lo taglio perché non voglio che il viandante goda del mio lavoro. È difficile stare al mondo e trovarsi d'accordo. La città medievale ha una caratteristica, perché tutte le città si creano sulla base della necessità di stabilire un ordine. Quest'ordine in generale si radica in qualcosa di non visibile, non udibile, non misurabile, in quello che si chiama, se volete, la metafisica, la storia che sta, la verità che sta oltre la fisica. Noi siamo restii, siamo coscienti della necessità di ubbidire alle leggi umane, però siamo anche coscienti del fatto che le leggi umane, essendo leggi umane, si possono anche cambiare. Basta mettersi d'accordo, è un problema di convenienza, è un problema anche di opportunità, è un problema di cultura. A volte le leggi umane non bastano. Bisogna porre davanti all'agire umano una norma superiore che, se non viene messa in discussione, bisogna che non sia umana. Bisogna, cioè, diciamolo meglio, che sia umano e comune il tipo di sensazione che questa legge sta al di là dell'umano e del comprensibile. È metastorica, è metafisica. Su quello non si costruisce una realtà nel quotidiano, ma la si fonda. La città è fondata su valori che di per sé sono metafisici. E non a caso, e questo è fenomenologicamente abbastanza sicuro, le città più antiche che conosciamo sono essenzialmente dei centri, attenzione, non dico religiosi, che sarebbe un po' riduttivo, sono dei centri sacrali. Dei centri pensati per custodire un qualcosa che, essendo sacro, è quello che un grande studioso di storia delle religioni, Rudolf Otto, nella fine del secolo scorso, ha definito il ganz anderes, il del tutto diverso da noi, e quella cosa nel nome della quale noi avvertiamo appunto il senso del sacro. Quella realtà inesprimibile, ma nello stesso tempo soggetta, o meglio, non soggetta alla discussione e naturalmente alla pluralità dei pareri. Le città nascono sul sacro, però il sacro ha immediatamente un effetto profano. Pensate ai grandi santuari, anche a quello di Gerusalemme, che è quello più vicino ai cristiani, perché è il santuario ebraico. Il santuario ebraico è un posto fatto apposta per raccogliere le offerte. Le offerte sono cose materialissime, sono ricchezze, sono pezzi di carne bruciata, o meglio arrostita, che poi in parte viene consumata in olocausto, cioè ceduta tutta al Signore.
parte no, parte viene usata dai sacerdoti, viene data in beneficenza, eccetera. Questa commistione di sacro e di profano non è tipica delle città, è tipica della condizione di essere umano, dove essere è il sostantivo naturalmente, è tipica degli esseri umani come tali, però si estrinseca soprattutto nelle città, perché nelle città, nel bene e nel male, e questo spiega la città come creatrice di valori civili, ma spiega anche la città come luogo pericoloso, luogo di guerre civili, luogo di epidemie, luogo di incendi. Nella città si sta più stretti e bisogna inventare leggi che ci permettano di stare al tempo stesso più stretti e più sicuri, che è praticamente quasi un paradosso. La città nasce su un ossimoro. In fondo bello sarebbe non averne le città, si correrebbero molti più rischi, ma non avremmo un sacco di altre cose che gli esseri umani ritengono necessarie. Alceo, poeta lirico greco, aveva già capito gran parte della sociologia moderna sulla città quando diceva: le città crescono tanto meglio quanto più sono piene di gente che capisce che il modo più intelligente per stare insieme è fare l'interesse degli altri, che è una visione assolutamente, straordinariamente moderna e anche straordinariamente acuta. Il fare con intelligenza l'interesse altrui, non tanto il proprio quanto quello degli altri. Sapendo gli interessi degli altri, in un ambiente dove si vive a stretto contatto di gomito, prima o poi finisce col ricadere su di te. Ecco, la città medievale è fondamentalmente questa, ed è una città, come avrebbe detto Le Goff, di lungo medioevo, perché le tradizioni, perché le consuetudini, perché le normative civiche sono sempre di lunga, qualche volta di lunghissima durata. Se voi leggete oggi la Costituzione di un qualunque Stato, di un qualunque paese, voi vi rendete conto che può essere bellissima, giustissima, eccetera, ma è destinata ad avere una vita relativamente breve, perché la storia cammina e quindi le Costituzioni vanno continuamente aggiornate. Se voi passate dalla Costituzione giuridica alla considerazione delle tradizioni, che spesso sono orali, spesso non sono nemmeno espresse, spesso si continua a fare le cose perché si sono sempre fatte così, ma sono figura di codici umanamente molto rigorosi, voi vi accorgete che queste tradizioni hanno una lunghissima durata. Ecco perché io posso leggere, parliamo di casa, di qui, posso leggere La figlia di Iorio con una mentalità storica e sapere benissimo che è una tragedia fatta da un uomo vissuto, da un poeta vissuto fra 8 e 900, che aveva l'ambizione di ripetere i moduli della grande tragedia greca e che in due o tre casi ci è andato, secondo le idee dei critici, abbastanza vicini. E quindi lì si ripropongono modi di pensare antichissimi, quei modi di pensare che solitamente si chiamano senza tempo, e che tempo invece ce l'hanno e come. Ecco, quello è il lungo medioevo, e non perché sia soltanto l'espressione di cose che sono nate nel medioevo, ma perché è l'espressione di cose che veicolano in senso dinamico realtà antiche e le trasferiscono nel nostro tempo e ci consentono di viverle qualche volta più istintivamente, intuitivamente che razionalmente. È il medioevo nel quale viviamo senza saperlo, per così dire. Quindi un medioevo che sta più dalla parte delle strutture profonde
che non dalla parte delle istituzioni. Da questo punto di vista il concetto di legoffiano, di lungo medioevo, mi permetto di dirlo, di solito un pochino travisato e anche un pochino riduttivo. Jacques Le Goff diceva ha fatto la cosa banale, sappiamo tutti, sì, ma nel 600 o 700 si viveva in fondo come nel 300 o 400 e come nel 300 o 400 si viveva come due o tre secoli prima. Per carità, da questo punto di vista io mi permetterei di andare un po' più in là. Chiunque di noi sarebbe vissuto molto meglio, facciamo un po' di macchina del tempo alla secondo vecchi romanzi, no? Si sale sulla macchina del tempo e si scende in Roma antica, ma si viene a vedere che tutto sommato, certo è inutile cercare l'interruttore della luce quando si entra in casa oppure il rubinetto dell'acqua, ma per il resto tutto sommato ci si trova abbastanza a nostro agio e anche sul piano delle condizioni igieniche. Poi rimontate sulla macchina del tempo, organizzate le manopole e andate nella Londra del 600, luogo dove non augurerei di passare nemmeno un'ora al mio peggior nemico, luogo pieno di pericoli, di pidocchi, di assassini, di sterco per strada, luogo dove basta un'acquata e si allaga perché non ci sono le fognature, mentre se andate a visitare le fognature di una città come Pavia e direte grazie, Pavia è costruita sull'acqua, è il Ticino e si sta per gettare nel fuoco, e nel Po è evidente, hanno pensato tutta la città per ricimettare l'acqua, sì, ma sta di fatto che, come dice un autore medievale, nella grande cloaca massima, usando un termine antico naturalmente, gli autori medievali scrivono in latino, nella grande cloaca massima di Pavia, sui margini, sui marciapiedi, poi l'acqua defluisce al centro, un cavaliere armato e a cavallo potrebbe tranquillamente passeggiare, perché la cloaca massima arriva o arrivava, perché è interrata, è crollata, eccetera, a un'altezza che superava i 3 metri, quindi un'altezza di un grande edificio. E si era naturalmente nell'antichità, o si era all'inizio del Medioevo. Ecco, visto che ho detto Pavia, siamo entrati nel mezzo al Medioevo, era l'ora di farlo perché il tempo si sta per esaurire. Siamo in città che sono state abbandonate da una volontà accentratrice sul piano istituzionale. Il mondo greco, che poi è diventato alessandrino, il mondo romano, era un mondo di grandi stati, era un mondo di grandi realtà centralizzate dove si poteva organizzare la vita, anche la vita sociale, microsociale, anche individuale, in un modo strettamente programmato. Nell'antica Roma i tubi di coccio che servivano per fare i condotti d'acqua si facevano in generale in certe località della Britannia ricche d'argilla, si facevano secondo certe misure standard e poi si commerciavano in tutto l'impero. E quando si aveva bisogno di tubature in argilla, cotta naturalmente, per la Siria, si facevano con quegli elementi prefabbricati che arrivavano dalla Britannia. E li abbiamo ritrovati, c'è tanto di sigillo di produzione, sappiamo anche da dove venivano. E così è organizzato tutto l'impero romano. Salta la pars occidentis, quell'orientis resta così, quell'occidentis no. E succede quello che succede. Non c'è nemmeno bisogno di pensare alle invasioni barbariche. Basta immaginare un'esperienza di molti di noi che probabilmente magari hanno una seconda casa e a volte gli succede di non andarci per qualche mese e a volte questa seconda casa è abbastanza isolata, non c'è nessuno che ci pensa. Quando ci si entra si trova di tutto quello che non vorremmo trovare. Sono passati pochi mesi e la casa è diventata quasi inagibile perché va fatta segno a una manutenzione quotidiana. Quando manca la manutenzione quotidiana,
i luoghi abitati, tutti i luoghi abitati decadono, e le città medievali, le città alto medievali fanno proprio questo. Ma la città alto medievale ricostruisce abbastanza presto il suo ordine, quindi prima romano barbarico, poi arriva una volontà di ricostruzione su un modello di tipo imperiale, fra virgolette, con Carlo Magno, eccetera, e poi si sfocia in un periodo di generale rinascita. E lo so, questo termine rinascita se ne fa uno scialo, qualche volta decerebrato, ma ogni tanto va usato. Rinascita, rinascita come? Beh, voi sapete, dal basso. Le rinascite, per essere tali, devono essere climatiche e demografiche. Se non c'è una rinascita climatica che pone le precondizioni per vivere un po' meglio, per avere un po' più di alimenti, e di alimenti di qualità, per poter vivere con maggiore larghezza, eccetera, non si fanno abbastanza, si evita di fare bambini. E se si fanno bambini, i bambini muoiono presto. Quando il clima diventa migliore, evidentemente le cose cambiano. Ormai noi abbiamo un'esperienza di storia climatica, noi studiosi, ma un'esperienza a disposizione di tutti sotto forma di buoni libri che sono anche di divulgazione, un'esperienza che risale a qualche decina di anni fa, quando il libro sulla la storia del clima nell'anno 1000 di Emanuele Roala Diuri fece molto successo perché spiegava le invasioni barbariche e la fine delle invasioni barbariche non sostenendo che tutto dipende dal clima, ma partendo dall'elemento primario. I barbari che vengono dall'est, che sono pastori e guerrieri a cavallo, ma insomma non è detto che si muovano per forza, perché quello è il loro istinto predatore di bestie bionde. Queste cose le dicevano i teorici nazisti, e spesso erano dei filosofi di quarto ordine. No, le cose sono molto più serie, lo dicevano anche filosofi romantici, anch'essi filosofi di quarto ordine, le cose sono molto più serie. Verso il secondo, terzo secolo comincia nell'emisfero boreale del nostro globo terrestre, comincia un pessimum climatico, perché il clima procede secondo una linea serpentina, una sinusoide, che facendo centro su una media che potrebbe essere nel mondo mediterraneo, non so, un clima diurno di mezza stagione di 15-20 gradi, può oscillare 5 o 10 gradi sotto o 5 o 10 gradi sopra. Se fra voi c'è qualche specialista dell'argomento mi perdonerà, perché sto usando volontariamente, in parte perché non saprei dirlo in termini scientifici bene, ma in parte perché alcuni non ne hanno mai parlato, quindi sto usando paragoni molto grossolani. Quindi praticamente noi possiamo ridisegnare il clima dai tempi anche più antichi, limitandosi alle nostre epoche storiche. Gesù è nato, è cresciuto ed è morto in un momento di optimum climatico, non a caso nel momento in cui gli aristocratici romani si facevano le ville a Pompei, che sono delle domus basse, con pochissima copertura e con corridoi e cortili pensati perché l'aria circoli e crei dei vortici di aria fresca. Quindi evidentemente si era in un momento di caldo relativo naturalmente. Poi il clima è andato regolarmente peggiorando, e al peggioramento in generale, ai periodi estivi, però dei peggioramenti, Covid in questo caso ha fatto eccezione, perché noi siamo in un nuovo periodo di optimum climatico, poi ci saranno i buchi dell'ozono, però c'è anche l'optimum climatico, perché la luce di questa sinusoide è circa di 1000 anni. In un millennio si arriva da un optimum a un altro optimum. Nell'optimum del primo secolo
c'è stato tutto il fiorire delle ville romane sulle coste. Beh, certo, l'invasione, l'eruzione del Vesuvio non se l'aspettavano, però insomma la situazione era quella. Nell'anno 1000, o nel X-XI secolo, ancora già alla fine del IX, cominciano a sciogliersi i ghiacci della calotta polare. Arrivano gli iceberg, che forse spiegano anche la leggenda di San Galgano, la grande cattedrale che naviga sulle acque, cattedrale di marmo bianco che naviga sulle acque, ma questo spiega anche perché gli abitatori dei fiordi hanno potuto cominciare a fare pirati, perché fino ad allora non è che si potessero molto muovere, e sono arrivati fino al nostro Mediterraneo, e lì è cominciata la saga del grande sviluppo del Mediterraneo. Commerci, eccetera, facilitati da un periodo di calore relativo. Poi naturalmente verso il 3-400 si è cominciati a scendere e se ne è emersi soltanto all'inizio dell'Ottocento. La cosiddetta piccola era glaciale, quando Napoleone fa passare dai suoi corazzieri e i suoi artiglieri, gli fa passare a cavallo la Brezhna, perché bisognava ritirarsi in fretta, le sue guide russe non lo avevano ingannato dicendo andate pure con carri e cavalli e cannoni, perché tanto il ghiaccio sulla Brezhna di questa stagione regge. Lo sapevano per tradizione, tradizione che forse non va oltre, è una memoria che non va oltre 3-4 secoli. Loro sapevano che si poteva andare. Avete presente, no? I quadri dei vedutisti olandesi con i carri, quei cavalli normanni pieni di botti di birra, sono tonnellate, cumuli di botti di birra che passano per la Schelda, sulla Schelda o sul Reno. Andateci oggi, in febbraio, sulla Schelda e sul Reno. Il ghiaccio che si forma sulla Schelda e sul Reno oggi sono 2-3 centimetri vicino alla riva. Allora erano quei 3-4 metri che permettevano il transito di quella roba. Quando Napoleone passa la Brezhna, ormai il ghiaccio non reggeva più e i corazzieri, gli artiglieri, i cannoni vanno a fondo. E questo non se l'aspettava né Napoleone né nemmeno le guide russe. Non è vero che fossero traditrici, vendute, poi del resto le guide russe erano già collaborazionisti, quindi non abbiamo bisogno di tradire troppe volte. Ecco, tutte queste cose vanno tenute presenti. La città medievale nasce anche perché ci sono questi flussi di differente clima, e nasce e si sviluppa in un periodo di clima positivo che però va gradualmente a esaurirsi, ed ha delle caratteristiche che la distinguono, e questo va detto, dalla città antica. La città antica, in generale, per città antica intendo quella città i cui caratteri originali si riscontrano nel mondo egizio, nel mondo accadico, nel mondo sumero, nel mondo persiano, nel mondo indiano antico, nel mondo amerindo prima della conquista, che sono caratteristiche fondate sul fatto che la città è un centro di sacrificio, di culto sacrale, un centro di immagazzinamento di beni e quindi di gestione di beni, e un centro di organizzazione artigianale che si distingue da quella agricola, evidentemente, perché il lavoro artigianale è diverso da quello agricolo per evidenti motivi di uso dello spazio, della strumentazione, eccetera. Quindi, per parlare proprio in termini sociologici, diciamo levi-strossiani, o se preferite in termini filologici dumesiliani, siamo nell'ambito dei tre status, dei tre ordines che in generale organizzano le strutture, almeno delle società, si diceva fino a pochi anni fa, delle società indoeuropee. Non alludendo alla razza, ma alludendo alla lingua, ma sembra proprio, Levi-Strauss l'ha dimostrato, che non siano soltanto le società indoeuropee, sia una caratteristica totale del mondo che crea le civiltà, anche della Cina. Poi il modo di vedere la città cambia,
In Cina la differenza tra città e campagna è una differenza spaziale, ma non è una differenza propriamente istituzionale. Vi sono in un certo territorio le stesse normative, le stesse tradizioni, la stessa rete viaria. E le mura servono soltanto come struttura di emergenza, anche quando sono possenti, come nella città di Xi'an, perché c'è la possibilità di un attacco barbarico. Però questo non vuol dire che i cittadini interni alle mura abbiano un regime politico diverso dai cittadini esterni. Nel mondo occidentale questo non si nota. Il mondo occidentale, se ha degli elementi di, vogliamo chiamarli, orrore identitari, uno di questi elementi è questo: la individuazione della necessità stretta dei confini e del confine come elemento qualificante da chi ci sta dentro a chi ci sta fuori. Un confine si può stringere, si può dilatare, ma la qualità della vita, la qualità dello status giuridico cambia. Quindi l'essere cittadini è diverso dall'essere comitatini o contadini o rurali o villici. Tutte le parole che in italiano hanno una loro bella vita semantica che io non vi posso illustrare perché altrimenti a mezzanotte siamo ancora qui, ma che qualificano il fatto che essere cives è diverso dall'essere rusticus, dall'essere vilain. C'è un versetto della Divina Commedia, dice, che riprende una pericope di San Tommaso. Un personaggio chiede all'altro: non ti sembra che l'essere cive, l'essere cittadino, sia una qualità che distingue dagli altri? E l'altro, che è Dante, risponde, ora non mi ricordo i versi esatti e quindi non ve li recito, certamente sì, e qui non ho bisogno nemmeno di spiegazioni. Siamo in un dialogo fra due scolastici, quindi è normale chiedere sempre la spiegazione di quello che si dice, la dimostrazione logica. Ma in questo caso non c'è bisogno. Il cittadino è una cosa particolare. Il cives romanus sum significa: io sono segnato dalla legge romana. La legge romana mi distingue da tutti quelli che non hanno la mia stessa segnatura. Mi dà valori, doveri, diritti del tutto diversi. È una differenza giuridica che l'uso, la tradizione, la consacrazione, anche se si vuole religiosa o comunque sacrale, fa diventare religioso. La città antica in generale ha due centri. Ha un centro alto, il centro dove si esercitano i sensi più elevati del corpo umano, che sono la vista e l'udito, il luogo dove si discute di politica, il luogo dove si ascolta una musica, dove si ascolta la tragedia, dove si va ad assistere ai canti e alle danze, il luogo dove si fa vita sociale elevata. Poi naturalmente c'è il luogo della, e questo è, se si vuole, l'acropoli. C'è il luogo delle decisioni pubbliche, se si vuole il Campidoglio. C'è il luogo del mercato, il foro. E nel foro bisogna fare molta attenzione, i greci e i romani ci fanno. Le merci esposte debbono essere più pure possibili, più possibili tenute lontano dagli insetti nocivi, dalla polvere che potrebbe inquinare la frutta, la verdura, eccetera, allineate in bell'ordine. Si fanno delle immondizie, certamente, ma si nascondono accuratamente. E non è soltanto una misura igienica, è anche una misura estetica. Nel mondo medievale questa tradizione in gran parte si perde. La distinzione si attenua, i modi di vivere che corrispondono ai tre ordini della società, il primo ordine è quello dei religiosi e dei giuristi, il secondo ordine è quello dei giudici e dei guerrieri e il terzo ordine è quello dei produttori, era il terzo stato del Settecento in fondo, no? Produttori a tutti i livelli,
dai mestieri più intellettuali fino ai mestieri manuali più umili, questi tre ordini che vivono accanto, vivono tuttavia in un qualche modo distinti. Nella città, quando si passa da un luogo all'altro, si cambiano atteggiamenti, ci si cambia d'abito, si visitano i luoghi della città in ore differenti, non a caso ci sono le ore canoniche che regolano l'ingresso in chiesa, eccetera, ci sono ore nelle quali si deve rientrare in casa e spengere tutte le luci e coprire perfino i fuochi più intimi, no? Anche quello del braciere familiare. Queste caratteristiche distinguono gli stati, ma nello stesso tempo permettono, stati non nel senso dello stato politico, stato nel senso della condizione giuridica individuale, ma permettono loro anche di vivere insieme e permettono un grado di tolleranza maggiore rispetto agli antichi. Gli antichi vivono, non c'è bisogno di essere ebrei, si può essere anche greci, o si può essere anche germani, basta leggere le saghe norrene, vivono nell'ossessione della purezza rituale e quindi nell'ossessione anche di una purezza individuale che non si limita a lavarsi o a tagliarsi i capelli e le unghie, eccetera. E nel mondo medievale tutto questo si attenua. Voi direte, beh, c'è una caduta di civiltà, senza dubbio, perché c'è una caduta d'ordine civile. Di questo è forse necessario, non è sufficiente. C'è qualche cosa di più. Nel mondo medievale l'ossessione di impurità per quello che nell'uomo è fisico viene ridotta al minimo, per una semplice ragione, che l'uomo come tale è stato santificato totalmente. La condizione umana è diventata così alta, così elevata, da diventare molto vicina a quella divina, specialmente perché Dio si è incarnato. E allora evidentemente nel mondo medievale non si può concepire l'ossessione per cui esiste una città dei vivi e una necropoli, una città dei morti, dove è meglio non avvicinarsi. Non andarci di notte, ma anche di giorno, andarci soltanto in momenti particolari, andarci con offerte, comportarsi in un certo modo, perché bisogna stare attenti. Il morto è potenzialmente pericoloso, potenzialmente nocivo, potenzialmente cattivo, potenzialmente invidioso perché tu hai quella vita, quel soffio vitale che lui non ha più. I cristiani naturalmente non pensano così. Pensate a Roma. Perché le grandi basiliche antiche sono tutte in periferia? Perché le basiliche cristiane sono tutte elevate super sanguine martirum. Sono tutte elevate in luoghi in cui è stato sepolto un martire. Quindi c'è una tomba. E le leggi imperiali precise impediscono di inumare o di bruciare, salvo casi molto particolari, cadaveri nel centro cittadino. Ci sono particolari tipi di esequie, che però in quel caso sono appunto sotto forma di cremazione, sotto forma di arsione. Pensate al grande logo di Cesare, dove si distrugge il legname di mezza Roma, insomma. Quello è un rito sacrificale. Però i morti stanno separati dai vivi. Per i cristiani no. La città dei morti e la città dei vivi sono mischiate. Sono mischiate perché l'ha spiegato Agostino, perché il genus humanum, è per mixtum. C'è la comunione dei santi che riguarda i vivi e i morti. E perché quindi non tenersi i morti nella chiesa della città o nelle chiese parrocchiali? Anzi, devono stare con noi, devono convivere con noi. Quest'uso è durato a lungo. C'è stato bisogno delle leggi napoleoniche che immediatamente gli Asburgo hanno ripreso, da buoni Asburgo intellettuali e illuministi, e hanno notato, l'editto di Fontainebleau, eccetera, che questo era bene perché
si riducevano i rischi di contagio, i rischi di epidemia, e nello stesso tempo si riproduceva un modo antico di vedere i morti, un modo che non è più quello cristiano. Voi potete leggere I sepolcri del Foscolo e vedete che c'è, non a caso, nel Foscolo, che è molto filo inglese, anche quando militava nell'esercito di Napoleone era filo inglese, c'è una visione del cimitero all'inglese che in qualche modo si ispira a quello greco. La serenità, i moduli architettonici, e tutto questo è l'espressione esterna di un modo diverso di vedere il mondo. I cristiani vivono insieme tutti, perché questo è un modo di vivere che nasce dall'idea della comunione dei santi. Non è importante essere vivi o essere morti, perché poi c'è la venerazione, c'è la memoria, c'è il culto, che fa sì che il morto non sia morto mai del tutto. Sulla base di questo si crea una società che è fortemente fiera di se stessa, al punto tale che sa benissimo di appartenere a un tutto giuridico più ampio, che può essere l'impero, che può essere la Chiesa, parlo dell'Occidente, quindi Chiesa latina, Chiesa romana, ma lo specifico cittadino finisce in un modo o nell'altro sempre come prevalere. La città, appena può, nasce intorno a un personaggio che fino dall'impero romano antico, quando era diventato cristiano, era sì un personaggio religioso, ma era stato caricato di valori civili, il vescovo, che poi era l'episcopos, era il sovrintendente di un'area urbana, divisa naturalmente in populi, in parrocchie, parao, icheo, abitare vicini. Questo sistema praticamente lo vogliamo qualificare come corporativo federalistico, è un sistema che non è esclusivo, c'era anche nei sistemi professionali dell'antica Roma o della Grecia, ma è molto tipico del mondo medievale. La divisione, o meglio, la distinzione in gruppi che per affinità parentale o per affinità professionale o per affinità vicinale sono abituati a stare insieme, a risolvere insieme gli stessi problemi. E quando questi problemi sono troppo grossi per essere risolti da una sola piccola comunità, rivolgersi alla massima autorità comunale, che nei secoli IX, X, quando le città hanno di nuovo cominciato a riempirsi, perché le città romane hanno ripreso corpo e dal contado sono arrivate persone desiderose di far vita cittadina, perché nel frattempo si erano create delle condizioni socio-economiche per uscire dalla semplice agricoltura o economia silvo, agricolo, pastorale e per accedere a un altro tipo di economia, per esempio quella artigianale e produttiva. Città medievale nasce per questo e nasce come centro, naturalmente, non più come centro di consumatori come erano spesso le città antiche, ma come centro di produzione ed organizzazione di forze economiche che stavano nel contado, che stavano nel distretto, ma che guardavano alla città. Prendo il caso di Firenze, credo che il tempo stia per esaurirsi, fino a che... cos'è là? 5 minuti? 5 minuti. Allora, cerchiamo di liofilizzare questi pochi concetti, moltissimo ci starebbe a dire naturalmente, ma pochi concetti si possono liofilizzare in 5 minuti. Prendiamo il caso di Firenze, lo prendo perché è la mia città, ma lo prendo anche perché Firenze per lungo tempo è stato la misura canonica della città italiana. Poi ci siamo accorti che era una balla, non serviva nemmeno come comunità di misura per il centro nord o per il centro tout court. Ad Arezzo, a Siena, a Pisa, a Lucca si vive in un modo per molti versi molto diverso.
L'Italia è policentrica. L'Italia è un luogo che, insomma, da circa due secoli ha scelto l'unità nazionale e centralistica alla francese, ma non ne aveva i requisiti, non aveva i prerequisiti, perché per sua natura l'Italia è una realtà policentrica. Comunque Firenze, che per certi versi, certo, anche per l'abbondanza dei documenti, perché ci sono legioni di studiosi che l'hanno analizzata per decenni, è diventato un po' un simbolo per molti tempi della città comunale. Io credo si debba ridimensionare molto questo atteggiamento, è pericoloso anche scolisticamente, però non si può buttare via del tutto. Prendete la città di Firenze, è una conca. Sull'Arno, fiume a regime torrentizio, circondato da colline abbastanza alte, quindi clima assolutamente schifoso, umido, più freddo di quanto paia d'inverno, più caldo di quanto paia in estate, si gela in inverno e si muore mangiati alle zanzare in estate. Bene. In più, il terreno è sassoso, è arido, non ci si fa una grande agricoltura. E sfido che a Modena i contadini erano ricchi, ma da noi a Firenze, più che di un po' d'olio, di grano e un po' di vino si tirava fuori. Eppure questa città, nel giro di un paio di secoli, alla fine del XII secolo la vediamo potentissima, già prima nell'XI secolo, al tempo della riforma della Chiesa, esprime certi personaggi del mondo della Chiesa, l'Ordine Vallombrosano, per esempio, che riescono a essere all'avanguardia filosofica. Dal monastero di San Miniato riuscivano a stare in contatto con Cluny, con Montecassino, a far circolare una quantità di libri, di idee, eccetera. Perché? Perché possiamo datare, appunto, grosso modo, già dal IX-X secolo, un'abitudine delle donne fiorentine, che è quello di avere un secondo mestiere, che è la filatrice, o meglio, forse un primo mestiere, che è la filatrice. Quindi gli portavano delle matasse di lana grezza e lei loro tiravano fuori il filo con un macchinario industriale domestico molto semplice. Tutto questo lo facevano, sapete, per filare in fondo ci vogliono le dita di due mani, però le dita di due mani si dilatano e creano due sedili sufficientemente comodi per altrettanti bambini, i quali bambini, mentre la donna fila, stanno attaccati al petto della donna. La donna fa anche la levatrice, fa la levatrice soprattutto per le donne aristocratiche, non vogliono rovinarsi il petto, e quindi lei dà il latte ai bambini, anche ai bambini aristocratici. Questo è importante anche a livello poi di tanti meccanismi, anche la vendetta, il ricordo. La filatrice di per sé non lavora sul fiocco di lana autoctono, perché non ci sono le pecore vicino a Firenze, o ce ne sono poche. Bisogna andare lontano a comprare la lana. Quando poi l'industria laniera, anzi la manifattura laniera, progredisce, bisogna andare sempre più lontano. Si va in Inghilterra, dove ci sono i grandi monasteri francescani che forniscono la lana a tutta l'Europa. Si va in Spagna, si va in Marocco, dice, ma in Marocco ci sono i musulmani, e chi se ne frega? Si compra la lana tranquillamente e si vendono altre cose. La lana viene dall'estremo occidente, lontano da Firenze. I fiorentini capiscono che quella è un'attività che li porterà lontano, però la lana poi va tessuta e finiva bene, va tinta, e qui cominciano i dolori, perché se si esclude un po' di zafferano che si coltivava in Vardessa e un po' di guado, roba che poi, insomma, basta avere queste pianticelle, l'oricellum, che come dice il nome si coltiva bene a contatto con l'orina, specialmente l'orina infantile, e fin lì la materia prima c'era, però dava questo blu
debole, che si sbiadisce, si evapora quasi sugli abiti. È il blu dei lavoratori del porto di Genova. Gli inglesi l'hanno tradotto con l'espressione blue jeans, il blu di Genova, che si dà sul cotone della stoffa che si vende a poco prezzo. Ma i fiorentini non miravano a quel tipo di mercato. Sì, quel tipo di mercato c'era ed è il mercato locale, però in Francia le dame vogliono l'azzurro oltremarino, l'azzurro del Marforium della Vergine Maria, un azzurro blu, indaco, quasi viola. E quello c'è poco da fare. Per quello bisogna ricorrere a spezie pregiatissime, al limite, perfino allo smeraldo o allo zaffiro o all'ametista, messi insieme, macinati. Commercio ricchissimo, non si macina certo a Firenze, però sì. Lungo, quella è nell'Ottocento, sarà la via e la seta. Da Occidente ci arriva la lana, da Oriente ci arrivano i colori, le tinte. E i colori servono all'imprenditoria tessile, ma servono anche ai pittori, la corporazione di Dante Alighieri, appunto. Tutto questo si concentra in un certo numero di opifici e la città diventa famosa per produrre panni finiti di seta, di lana. Poi nel 300 arriverà anche la seta, che sono venduti in tutto il mondo. Ora, è un lavoro che è già stato fatto, se voi poi vi leggete i libri scritti o coordinati dal collega Franco Franceschi, per esempio, voi ci avete una visione molto, o dal vecchio maestro Federico Melis, voi ci avete una visione molto precisa di come avveniva questo ciclo di produzione complicatissimo, amplissimo, ricchissimo, la base del quale c'era magari un lavoro anche mal pagato fino a un certo punto, però no, certamente che permetteva un grosso plusvalore poi agli operatori a livello produttivo alto di questa attività. Questa è la città medievale, certo. A questo punto cosa resterebbe se 5 minuti non sono passati? Bisognerebbe addentrarsi nell'umanesimo, bisognerebbe parlare del fatto che a un certo punto, fatta la città e passata la città attraverso le fasi, il comune dei consules, il comune dei podestà, il momento signoriale, il momento del principato, tutte cose di cui non abbiamo parlato, ma anche se non appartengono strettamente alla storia della città, perlomeno non della città manufatto, appartengono alla storia della città come città dei cittadini, come città degli uomini. E tutte queste cose sviluppano anche un modo di vivere e un'estetica diversa. Le crociate non sono passate invano. Dalla Spagna o dalla Terra Santa si è arrivati con l'idea che bisogna star puliti. E che star puliti è anche piacevole, e sono nate le stufe, o le stube in Germania, che sono una pallida copia di quello che erano le terme nell'antica Roma o gli hammam nel mondo musulmano. Così come dall'idea che si può anche vendere e comprare la scienza, che non è un'idea romana né greca, ma è un'idea araba, musulmana, nasce l'Universitas Studiorum. La scienza, il diritto, la medicina, eccetera, trattata come una merce, con maestri che, poveracci, come patrimonio hanno soltanto la loro scienza e la devono vendere, e scolari disposti a pagare. È qualitativamente diversa dalla scuola, che è il ludus romano, aristocratico, eccetera. Ed è l'Universitas Studiorum, che se si volesse fare una storia della città come simboli e come edifici simbolici, certamente noi prenderemo la cattedrale e l'università. L'università spesso non è un edificio solo, è un edificio diffuso, ma l'istituzione, dico. La cattedrale e l'università servono ampiamente a spiegare la città gotica. Per spiegare la città umanistica sarebbe stato necessario fare un discorso che io non lo farò, però vi darò quel limite, quel piccola
quelle idee di base che servono poi a sviluppare un discorso che magari si potrà fare in un secondo momento. A un certo punto l'idea di colui che, avendo il massimo del potere, vuol vivere al meglio per se stesso e naturalmente per gli altri, chi ha un potere assoluto lo esercita sempre a vantaggio degli altri, è risaputo, no? E anche c'è un potere relativo, lo esercita a vantaggio degli altri. Professore, purtroppo devo fare la morte nel settimo sigillo e interrompere. Dov'è? Dille solo che abbiamo un minuto, poi giochiamo, ecco, a scacchi. E allora in un minuto, questa è la base della città che deve essere la città ideale. E questo avrebbe aperto un capitolo sulla città quattrocentesca. Pensate alla Pienza di Enea Silvio Piccolomini, oppure ai disegni della Sforzinda del Filarete per Milano, oppure a tante piccole realtà, grandi, grandi, meno grandi, eccetera, che si sono cercate di creare nella nostra civiltà cittadina, umanistica e rinascimentale, sul tema della città ideale. E qui c'entrerebbe Leonardo, c'entrerebbe una quantità di elementi desunti dall'antichità e desunti anche dalla scienza nuova del 4-500, se naturalmente il tempo, per vostra fortuna, non fosse tiranni. Lo vedete?